Amici di All Music Italia, buongiorno, bentrovati in questo spazio dedicato a Sanremo Giovani. Ormai è uno spazio che conoscete benissimo. Abbiamo già intervistato in passato alcuni dei finalisti che il 16 dicembre saliranno sul palco per, insomma, capire chi andrà poi nella gara ufficiale di febbraio. Oggi continuiamo questo nostro spazio con Will, un altro dei 12 finalisti ufficiali di Sanremo Giovani. Ciao Will, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prima domanda, come al solito, come stai? Io sto bene, anche se la mattina io la soffro un po', però ci sono e è lavoro, sempre lavoro, questa è la verità. Bisogna arrivare al 16 in più, nella forma migliore possibile e più sinceri e belli possibili, qualcuno direbbe. Però sono contento, sono anche molto contento. Tra l'altro è un periodo d'oro per te perché non soltanto ti stai preparando per Sanremo Giovani, e adesso ne parliamo nel dettaglio, ma ci sono stati anche alcuni live dove tu hai fatto sentire le tue canzoni, hai fatto tre live, adesso vado a memoria, in varie città d'Italia. Com'è stata questa esperienza con il pubblico? Un'esperienza che tra l'altro a tanti in questi anni è mancata e soltanto adesso si sta riprendendo con i live. Tu sei arrivato lì, hai fatto il tuo live, com'è andata? Guarda, è stato incredibile. Intanto anche inaspettato dal punto di vista dell'affluenza della gente. C'erano veramente tante persone a sostenermi ed è stato fantastico finalmente vedere con i miei occhi, no? Poter proprio vedere le persone che mi hanno sostenuto in questi anni dove siamo stati un po' lontani. Però dal punto di vista proprio personale è stato proprio uno switch perché io nella vita sono un timidone, no? Tendo proprio a essere un po' timidino, mentre sul palco no, non c'è timidezza che tenga, almeno secondo me bisogna cercare di abbattere la barriera tra artista e pubblico e sono contento di aver fatto queste tre esperienze prima di Sanremo, tanto per arrivare a un palco così importante, bello rodato, no? E quindi sì, è stato veramente, secondo me, un game changer per me. Ottimo, ottimo. Sicuramente sarà stata un'esperienza di preparazione molto importante proprio in vista di Sanremo Giovani. A questo punto, allora, entriamo nel dettaglio della gara, perché tu sei arrivato in finale con questo brano, Le cose più importanti, un brano che parla di una persona in particolare. Tu non la citi all'interno della canzone, quindi a questo punto ti chiedo a chi è riferita la canzone nel dettaglio, di che cosa parla, così magari chi sta guardando l'intervista e chi sta conoscendo te per la prima volta ha già un'infarinatura generale, si può preparare al 16 dicembre e soprattutto come la porterai poi sul palco dell'Ariston. Allora, il pezzo parla di una mancanza, nel senso che possiamo vederla come vogliamo, nel senso può essere d'amore, può essere anche semplicemente una persona cara. Io preferisco non dire proprio precisamente per chi l'ho scritta o per quale situazione è stata scritta, perché preferirei ognuno ci vedesse la situazione che più la canzone gli richiama, no? Però il pezzo indubbiamente può essere visto come un pezzo d'amore, ma anche no. E sicuramente ci tengo molto ed è racconta una situazione che mi sta segnando e mi ha segnato in passato, ma in particolare in questo periodo mi sta proprio emozionando, quindi vorrei arrivare lì o comunque quando la gente sentisse la canzone si sentisse quello che ci abbiamo buttato dentro, quello che ci ho buttato dentro nel testo, anche dal punto di vista proprio di come canto la canzone. Io mi emoziono sempre quando la canto, infatti scelta apposta da portare sul palco. E come affronterai questa canzone? Con quale emozione affronterai questa canzone poi a Sanremo Giovani? Perché, sai, parlando con gli altri tuoi colleghi, tutti quanti mi hanno detto la stessa cosa, che andranno lì con il massimo dell'energia possibile, però è anche vero che alcune canzoni sono energiche già di loro. La tua invece è una ballad vera e propria, è una canzone molto molto sentimentale, possiamo chiamarla così, di conseguenza. Certo. Come ti approccerai proprio a questa canzone sul palco? Secondo me allo stesso modo, nel senso che l'energia ci sarà sempre, però quello che ci tengo a portare io è più sincerità possibile. Quindi arrivare e come ti ho detto prima, cercare di non avere nessun velo tra me e chi mi sta guardando, chiunque sia, visto che saranno parecchi i 16. Però sì, cerco di essere sincero, cerco di essere me stesso e di comunicare semplicemente quello che ho scritto. E ci terrei arrivasse bello, bello dritto, speriamo di riuscirci.
Senti, tu hai una carriera che è iniziata, in realtà già iniziava da prima, però nel 2020 tu ti sei affacciato al grande pubblico con le selezioni di X Factor con il brano Estate. Poi c'è stato tutto il percorso che hai fatto con i vari singoli, adesso arrivi a Sanremo Giovani. Com'è stato? Come sono stati questi ultimi 2 anni e come è andata avanti la tua crescita in questi 2 anni? Perché poi alla fine hai sempre dovuto affrontare dei palchi che sono anche abbastanza importanti, non ti sei mai limitato a fare le cose in piccolo, sei sempre stato uno che ha fatto cose in grande. È stato tutto velocissimo. Guarda, ho iniziato praticamente ad X Factor con un'esperienza che comunque è un talent bello, bella pesante, tra virgolette, dal punto di vista emozionale. Ho aperto così, diciamo, le danze. E mi è servito più che altro a capire che la musica era quello che mi piaceva fare, cioè che mi sentivo a mio agio a farla, anche se al tempo ero ancora più timido di ora. E quindi diciamo ero abbastanza in difficoltà con il microfono in mano, però ho semplicemente capito che mi piaceva scrivere. E poi da lì c'è stato tutto un percorso di singoli, poi Estate è esplosa in maniera anche lì totalmente quasi casuale, inaspettata sui social, eccetera. Poi singoli, poi un po' di gente si è messa, è arrivato un po' di luce sul progetto, è arrivato Universal, poi è stato proprio un incatenarsi di cose, una più bella dell'altra, che ci ha portato fin qua. E anche in poco tempo, quindi io penso che rispetto anche ad alcuni dei miei, tra virgolette, avversari, colleghi, diciamo come vogliamo, comunque massimo rispetto per ogni artista. Io sono anche molto fan di alcuni, infatti non so se si può dire, ma sono veramente accanito di alcuni di loro. E rispetto a loro forse ho meno esperienza, nel senso che meno palchi, meno canzoni, meno tutto, però spero di arrivare lì. Comunque con la mia roba, col mio mood e col mio modo di fare, che finora ci ha portato fin qua, quindi non è che posso abbandonarlo proprio adesso. Guarda, ti faccio una domanda che ho fatto a tutti. Tutti hanno avuto difficoltà a rispondere, questo te l'anticipo. Faccio la stessa domanda a te ed è molto semplice in realtà. Qualora, io ovviamente incrocio le dita, l'ho fatto con tutti e lo farò con tutti quelli che mancano all'appello ancora per queste nostre interviste per AllMusic, però qualora non dovessi essere tu, diciamo, ad entrare in lizza per la finale di febbraio, chi ti piacerebbe vedere, insomma, uno di questi 12 che tu dici: guarda, non sono arrivato io, però sono contento che è arrivato questo collega. Fammi un nome. Guarda, io no, non ho nessuna paura invece a rispondere, tanto i gusti ce li abbiamo tutti. E dico Olly, questo perché lo seguo da parecchio tempo e la sua musica proprio mi piace molto e penso anche se lo meriti, visto che è parecchio tempo che spinge. Piacerebbe vedere lui, poi ho anche altri favoriti, quelli lasciamo lì. Piacerebbe vedere me stesso, sarebbe carino. Però insomma, sai che è veramente dura scegliere non è facile quest'anno, nel senso che ci sono molti motivi per prendere chiunque, secondo me. Quindi sarà proprio, anche da parte mia, sarà una curiosità scoprire chi ci arriva. Beh, dai, sono molto contento della risposta che hai dato e più che altro mi fa molto piacere sapere che siete tutti quanti, non dico amici perché poi magari neanche vi conoscete con alcuni di persona, però vi stimate tutti quanti a vicenda. Quindi al di là della gara sarà bello vedervi sul palco perché ci sarà una sana competizione, una di quelle che fa piacere anche vedere poi per il pubblico da casa. Una cosa che volevo chiederti, un po' c'entra anche la gara, ma in realtà anche no, nel senso che tu sicuramente stai facendo un percorso che è iniziato con questo singolo che stai presentando a Sanremo Giovani, ma presumo che poi ci sia tutto un progetto un po' più ampio. Al di là di come andrà appunto la gara del 16, come svilupperai poi questo progetto? Ti porterà ad un album? Sai già bene o male, diciamo, una schedule per l'uscita? Allora, sicuramente sto lavorando ad un disco e ci sono parecchi brani ancora in fase di lavorazione, eccetera, eccetera. Secondo me il 16, cioè la finale di Sanremo Giovani è un po' un crocevia, no? Nel senso che a seconda di come va, che comunque bisogna calcolare qualsiasi opzione, e realisticamente è anche più difficile, no? Che arrivare tra i primi tre e poi fare un altro tipo di percorso. Quindi sto preparando due, tra virgolette, alternative che sono sensazionalmente identiche, però sono diverse nelle tempistiche, nel senso che magari se dovesse andare bene mi preparerò a Sanremo quello che arriva poi, non dico nulla,
in maniera diversa. Però sicuramente esce un sacco di musica, io mica mi fermo, nel senso che anche se comunque vada questa finale, io questo so fare e questa è la cosa che mi diverte fare, che mi fa star bene. Quindi uscirà un sacco di musica, uscirà il mio primo disco e ci saranno comunque mille cose e tanto da divertirsi e emozionarsi ancora. Will, che dirti? Grazie, grazie mille per questa chiacchierata. Abbiamo fatto un po' un'infarinatura generale. Poi, tra l'altro, io ti invito a questo punto, dopo la finale di Sanremo Giovani, diciamo che l'organizzazione che vorremmo fare è quella di avervi tutti quanti insieme in un'unica chiacchierata, in un'unica tavola rotonda, così parliamo un po' di quella che è stata la serata, di come l'avete vissuta. Quindi magari ci facciamo un nodo al fazzoletto, se riusciamo, organizziamo questa bella chiacchierata tutti insieme e ci confrontiamo tutti quanti insieme. Per il momento, però, io ti faccio il mio in bocca al lupo per la finale. Spero che vada tutto bene, al di là di quello che può essere il risultato. E intendo dire, Certo. divertitevi tutti quanti e date il meglio di voi stessi, come già state facendo adesso, però su quel palco, sono sicuro che farete davvero, davvero tanto bene. Grazie ancora, Will, per essere stato con noi a All Music Italia. Ti auguro ancora una volta Grazie mille a te. grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille a te, viva il lupo. Grazie ancora Will, qui con noi sul Music Italia. Alla prossima!